Più di 1.000 studenti delle scuole della città hanno partecipato questa mattina al dibattito pubblico su innovazione e legalità promosso al Teatro Augusteo. L'occasione offerta dalla presentazione dei libri Mafia Capitale di Catello Maresca, magistrato della DDA di Napoli, e Now del presidente dell'Università Telematica Pegaso Danilo Iervolino. L'obiettivo è far arrivare ai giovani napoletani un messaggio chiaro: avere il coraggio di contrastare ogni tipo di mafia e corruzione. All'iniziativa, che è stata animata da momenti musicali e di cabaret, hanno preso parte Luciano Chiappetta, consigliere del ministro dell'istruzione, il magistrato e scrittore Nicola Graziano ed il sindaco Luigi De Magistris. Ma innanzitutto è importante che ci siano anche magistrati, no? Come stamattina, che non fanno solo indagini ma che o processi e raccontano, perché di mafia, di camorra, di 'ndrangheta si deve anche parlare, si deve denunciare e bisogna avere il coraggio di farlo anche quando stai dentro le istituzioni. E dire ad esempio quello che io penso da tempo, per averlo visto con i miei occhi, che le mafie stanno molto dentro lo Stato. Quindi dire ai ragazzi che bisogna svegliarsi tutti, fare una grande rivoluzione culturale e che nessuno può rimanere indifferente di fronte alle mafie. Mai lasciare isolate le persone che ogni giorno lottano per un mondo migliore. Dei passi avanti sono stati fatti, perché oggi c'è una grandissima sensibilità tra i ragazzi, tra i giovani, ma anche tra i meno giovani. Tanta gente si impegna quotidianamente con un'antimafia sociale forte, e anche nelle istituzioni c'è tanta gente onesta. Purtroppo ci sono anche molti disonesti. Io posso dirvi che in 15 anni di magistratura gli avversari più pericolosi, che ostacolavano le indagini e i processi che facevano, non era certo la 'ndrangheta con la lupara e con la coppola o la camorra di strada, erano esattamente mafiosi che sono penetrati all'interno delle istituzioni e che vanno in politica, vanno dentro lo Stato, qualcuno va anche dentro la magistratura, le forze dell'ordine, si vestono come noi, quindi la lotta è ancora più difficile, perché è un cancro che si è allargato entrando dentro lo Stato, però si può ancora estirpare. Questa è la differenza, poi ne parleremo stamattina, rispetto al 92-93, quando le mafie mettevano più bombe. Oggi sono entrate più dentro lo Stato, quindi hanno avuto anche delle sconfitte, ma sono diventate anche molto molto forti e vestite certe volte anche con i panni della legalità formale, perciò è una battaglia, una lotta molto difficile.